Continuai a camminare per il vicolo, in mezzo ai bidoni delle immondizie, in cerca di un portone aperto, aspettandomi una pallottola nella schiena da un momento all'altro. Me ne ero già presa una poco tempo prima, e anche per questo non volevo forzare la fortuna, perché più si andava avanti e più quel deficiente che mi seguiva rischiava di avere la meglio. Non ho detto deficiente a caso, era uno che non sapeva neanche da che parte si comincia a seguire qualcuno. Con la coda dell'occhio vedevo a tratti la sua ombra lunga contro un muro di mattoni. Si era messo a correre per starmi dietro, ma io non rallentavo, anche se ero tutto sudato, perché mancava solo una dozzina di metri a Broadway. Senza fermarmi, tolsi la pistola dal fodero e all'improvviso mi cacciai in un portone. Appena quello venne avanti, gli misi la pistola sotto il naso e lo afferrai per la giacca, lo tirai per un braccio sotto l'androne, dove era più buio. Mi parve sorpreso, ma non molto, e per niente spaventato. Era vestito di grigio, con la camicia bianca e la cravatta azzurra. Era chiaro che non si era preparato a un inseguimento. Era come una palla di neve in mezzo al carbone. Aveva una cinquantina d'anni, la faccia rotonda, la bocca piccola e molle, il naso dritto. Portava degli occhiali cerchiati di tartaruga e aveva una strana pettinatura, con una specie di riporto che gli copriva la parte anteriore della testa, dalla quale i capelli col tempo si erano ritirati, come fanno i ghiacciai. «Chi siete?» dissi. «Perché mi seguite?» Prima di rispondermi si accese la pipa, perfettamente tranquillo. «Mi chiamo Chandler, Raymond Chandler», rispose, con un tono di voce un po' alto. «Sono uno scrittore». Non capivo se fingeva o no. «Che libri avete scritto? Ditemi qualche titolo». Avevo rimesso la pistola nel fodero, ma continuavo a stargli molto vicino. «Il grande sonno, l'avete letto? Addio mia amata, che è uscito pochi mesi fa. Mai sentiti nominare». Questo brano è tratto dalla Strada di mattoni gialli, scritto nel 1977 da Stuart Kaminsky, ed uscito per i Gialli Mondadori nel 1983. Stuart Kaminsky, americano di origine russo-polacca, docente di cinema all'Università dell'Illinois, è nato a Chicago nel 1934 e scomparso nel 2009. Uno dei suoi attori preferiti era Raymond Chandler. A partire dagli anni Ottanta, il Giallo Mondadori ha pubblicato tutte le sue detective story. Ben 18 tra i suoi romanzi hanno come protagonista Toby Peters, un erede naturale di Sam Spade e Philip Marlowe, ma senza la loro amara durezza nella disperazione degli uomini onesti in una società corrotta. Lieta Tornabuoni intervistò Kaminsky quando lui era a Roma nel 1982 per dare l'ultimo tocco ai dialoghi di C'era una volta in America. Sergio Leone aveva letto tutti i suoi romanzi della Mondadori tradotti e lo aveva chiamato a lavorare con lui. E queste sono le sue parole. «Per me i DVD Hollywood degli anni 40 non sono idoli remoti, sono persone della mia vita, immagini dell'album. Nei 40 ero un bambino che stava sempre al cinema e già tentava piccoli racconti polizieschi. Io scrivo per ritrovare gli eroi e i sogni, i fantasmi e i personaggi che hanno determinato la mia personalità. Se scelgo Errol Flynn o Gary Cooper come eroi di un romanzo è perché gli voglio bene, per fargli interpretare ancora una storia, per riportarli in vita». E a proposito del suo personaggio più famoso, Kaminsky racconta ancora che Toby Peters è il rovescio dei detective degli anni 40. E dice: «Il mio detective non è forte, non è aggressivo, non è bello. Le donne lo aggrediscono, viene usato da loro, ma lui non usa nessuno. È tenace, determinato, a volte persino stupido, ma non alza mai bandiera bianca. Per questo lo ammiro molto». La sua traduttrice ufficiale in Italia era Luciana Crepax, della grande famiglia dei Crepax, e da lui molto apprezzata. Nel 1983,
all'interno della strada dei mattoni gialli, troviamo una breve ma significativa corrispondenza tra i due. Caro signor Kaminski, spesso mi sorprendo a pensare a lei con una certa familiarità, perché dopo aver tradotto tutti i suoi libri mi sembra di non ignorare quasi niente ormai delle sue abitudini, dei suoi pensieri, del suo modo di esprimerli. È una grande prova di presunzione e superficialità da parte mia, perché in realtà io non conosco Kaminski, ma il suo personaggio, Toby Peters. Eppure, mi piacerebbe sapere quanto di lei c'è in questo eroe istintivo e ragionatore, temerario e pauroso, cinico e donchisciottesco, così pieno di contraddizioni da essere più che credibile, anche se le sue avventure non sono di quelle che capitano tutti i giorni. E le donne? Lei ha una galleria di personaggi femminili molto varia. Anne, lucida e calma. La cassiera placida e sempliciotta. La moglie del poliziotto rassegnata e materna, e accanto a queste creature positive, anche se ciascuna a suo modo, ci sono le erinni, le amanti scaltre, spesso fredde esecutrici di delitti che seducono il povero Peters suo malgrado e nelle sedi meno appropriate, quali la poltrona del dentista. Come sono, secondo lei, le donne? Amiche intelligenti, semplici, materne? Mostri violenti di cui aver paura? Tutte queste cose insieme? Qualche volta ho l'impressione che siano loro le vere protagoniste dei suoi libri. Ma veniamo allo stile, che devo dirle è la cosa che mi piace e mi impegna di più. In Italia un critico ha scritto che non c'è pagina dei suoi libri che non sia divertente, e veramente, secondo me, il pregio del suo stile è la leggerezza. Nel cercare di rendere in italiano questa qualità così rara, mi sono trovata a usare il linguaggio dei giovani della classe media colta. In Italia la lingua popolare è spesso regionale, non si può servirsene e rendere un libro godibile per tutti. Ma i giovani hanno modi di esprimersi che sono comuni un po' ovunque e che nello stesso tempo hanno quella naturalezza che toglie drammaticità anche alle espressioni più violente. Questi giovani hanno inserito in Italia nella loro cultura il vecchio cinema hollywoodiano, quello che forma la materia prima dei suoi racconti. E una delle ragioni principali del suo successo in Italia, che possiamo dirlo, ha allargato il pubblico del romanzo poliziesco tradizionale. Sono molto curiosa di sapere se questo è accaduto anche in America. Chi sono i suoi lettori e che cosa cercano soprattutto nei suoi libri? Ora aspettiamo il film di Sergio Leone con la sua sceneggiatura, un'altra occasione di ritrovarsi. Le ho scritto una lunga lettera che concludo ringraziandola per il piacere che mi procura tradurre i suoi libri, lo stesso piacere di chi li legge e forse di chi li scrive. È così? Molto cordialmente, Luciana Crepax. Cara signora Crepax, la ringrazio per la sua lettera e per le sue osservazioni così acute sul mio lavoro. Nonostante conosca sempre meglio l'Italia, non sono abbastanza sicuro del mio italiano e una volta di più mi affido a lei per la traduzione. Risponderò subito alla sua ultima domanda per confermarle che quando scrivo le storie di Toby Peters mi diverto moltissimo, come se le leggessi. Mentre penso a un succedersi di avvenimenti o a una scena in particolare, non so ancora che cosa diranno o faranno i miei personaggi, perché essi prendono corpo davanti a me solo sulla pagina. Per qualche mese, prima di mettermi a scrivere un libro, faccio delle ricerche ed elaboro il soggetto. Poi scrivo una media di 10 pagine al giorno e ogni volta aspetto l'indomani con una gran voglia di sapere quello che succederà. Non mi metto mai alla macchina per scrivere con il proposito di offrire al lettore una situazione divertente o addirittura comica. Non ho bisogno di preoccuparmene. Basta che i miei personaggi siano se stessi per essere, almeno spero, sempre divertenti e qualche volta comici.
Spesso mi capita di ridere a voce alta quando rileggo quello che ho scritto. Sono un sincero ammiratore di Toby Peters. Lei mi fa osservare che i miei personaggi sono spesso incoerenti, ed è vero, anch'io lo sono, e lo è la maggior parte delle persone che conosco. Forse si chiede sempre troppo alla natura umana, senza tener conto che ciascuno di noi rappresenta in se stesso una tragicomica contraddizione. Per questo mi sforzo di annullare quei falsi schemi entro i quali pensiamo di doverci muovere e che stabiliscono che chi è buono non è mai cattivo, che chi è conservatore non può essere progressista e che nell'animo di un uomo pacifico non alberghino talvolta pensieri di violenza. In realtà, tutti noi siamo alternativamente e anche contemporaneamente buoni e cattivi, violenti e pacifici, conservatori e progressisti. Visto che non ho mai conosciuto nessuno che si ritenesse cattivo, cerco di attribuire anche ai miei personaggi negativi una natura contraddittoria per concedergli una possibilità di dialettica. Sono stato tentato di risponderle che, come lei mi suggerisce, spesso le donne sembrano le vere protagoniste dei miei libri, ma ho l'impressione che tutti i miei personaggi siano dei protagonisti. Sono una proiezione di me stesso, per questo sono affezionatissimo a ciascuno di loro e non li rinnegherei mai. Toby è sempre al centro del racconto, spesso è lui a condurre l'azione, ma capita anche che per la sua immaturità ne sia travolto. Le donne gli si presentano di volta in volta o addirittura nello stesso tempo materne, intelligenti, sciocche e violente, e lui è indifeso nei loro confronti, perché non si accorge che quelle contraddizioni non sono diverse dalle sue. Non credo sia giusto creare dei personaggi armonici, sempre equilibrati. Una madre non è sempre buona e affettuosa, e un killer non è sempre spietato. I caratteri devono svilupparsi spontaneamente, in una forma contraddittoria e imprevedibile, come dovrebbe avvenire alla gente normale in una realtà che esiste solo nella mia immaginazione. Non so dirle con certezza chi sono i miei lettori in America. A giudicare dalle lettere che ricevo, dovrei ritenere che si possano raggruppare in modo diverso. Ci sono quelli che hanno più di 45 anni. Ricordano con nostalgia il periodo in cui sono ambientati i miei libri e spesso si congratulano con me per l'accuratezza delle mie ricerche e il tentativo di ricreare gli stati d'animo di chi ha vissuto quel momento storico. Altri sono addirittura giovanissimi, hanno 12 o 13 anni, e leggono i miei libri come fantasie allegre, che in fondo è quello che sono. Infatti, paragonando La strada di mattoni gialli al Mago di Oz, si scoprirà che ho più o meno riraccontato la stessa favola, mettendo Hollywood al posto del mago. Ho poi altri lettori, tra i 18 e i 45, che amano nei miei libri il genere comico-poliziesco e l'assenza o la confusione di limiti tra il mondo reale e quello dell'immaginazione, che è alla base del mio raccontare, sempre per quella diffidenza per le divisioni nette, buono o cattivo, comico o tragico. Sto accarezzando l'idea di un film interpretato da personaggi reali, per esempio attori famosi, che mantenessero la propria identità. Robert De Niro o Alberto Sordi, che nella parte del detective, della vittima, o meglio ancora dell'assassino, restano quello che sono. La ringrazio per il suo interesse e per il suo ottimo lavoro di traduttrice, e spero che ci potremo conoscere di persona in un futuro non lontano. Cordialmente, Stuart Kaminski.